Salve, cari amici, benvenuti a questo appuntamento, forse sfocato, vediamo un po', in compagnia, sì, senza dubbio, mia e di Genshin Impact, il titolo Action GDR di niente, di MiHoYo, arrivato questa mattina alle 4 su PlayStation, non so per dove mi appare, perché, scusate un secondo... sono sfocato come sempre e inspiegabilmente. Niente, non ce la fa. Ok. Oh, che bello. Che bello essere a fuoco. Allora, è disponibile su PlayStation Store, quindi potete scaricarlo tranquillamente, è gratuito. Quindi io sto muovendo i primi passi, per me è una blind line assoluta perché non ho provato la versione in accesso anticipato. Sullo sito potete trovare la versione PC, sul sito di MiHoYo. Io selezionerò uno dei due protagonisti, in questo caso quello maschile, lo chiamerò Barbas, tipico nome fantasy. Ecco qua. Conferma. Diamo la colpa alla cortina di fumo alle spalle, Ale, dice il sindaco di Australia. Molto bene. Jackie Trickster ha sottoscritto un abbonamento di livello 1 per 6 mesi. Grazie mille, siamo a metà strada per il primo anniversario. Ragazzi, per me sarà un bel viaggio di scoperta, spero. Sono felice di farlo in vostra compagnia. Sapete che il nome ufficiale italiano di questo gioco è Genshin Impact Breath of the Waifu, per motivi che insomma scopriremo presto. Insomma, la premessa narrativa è in compagnia di nostra sorella siamo sbarcati in questo mondo dal nostro e mentre cercavamo di avanzare al prossimo siamo stati bloccati da questa divinità malvagia che appunto ci ha separato dalla nostra congiunta e ci ha proiettato in questo mondo che dovremo ovviamente affrontare, le cui minacce dovremo affrontare. E è il momento di darsi al pazzo ruralismo. I intend to find out. When I woke I was all alone until I met you 2 months ago. Sono un attimo arrugginito, il sindaco di Australia, il seguito di Honkai Impact. Non che io sappia, però potrei anche sbagliarmi, caro sindaco. Ovviamente anche la divinità è una waifu. Ovviamente, sama san dir, Rockenzo. Questa Ale è rubatissima, aiuto. No, no, attenzione. Noi mesi fa, quando abbiamo fatto la primissima live al day one della disponibilità dell'early access sul nostro canale, abbiamo tirato fuori questa roba col contributo ovviamente della chat, quindi non voglio rivendicare nulla, anche perché sarebbe sciocco. Però non mi sento di averla copiata, cioè non credo che l'abbiamo copiata. Poi magari già allora le origini di questo Breath of the Waifu erano del buon Karim, erano in mano al buon Karim, quindi cioè ci mancherebbe. Dici se si può cambiare l'ordine dei tasti, cioè il layout, vediamo un po'. Settings, controls, configura. No, non sembra. Giusto per scrupolo, vediamo un po' se c'è anche. Non credo proprio che ci sia l'italiano, ma perfetto. Si va di. Diciamo che mezzo mondo lo ha chiamato così. Vabbè. Non fatico a capire il perché. Stavo scherzando Ale. No, vabbè, ma ci sta, Lollo, che sia stato tutto il mondo a chiamarlo così. Allora, mi chiedono che cos'è in sostanza, Jack Zed me lo chiede. È un action RPG di chiara ispirazione zeldiana, ambientato in un mondo fantasy molto in stile anime e chiaramente tale, che
Free to play con una componente di microtransazioni che dobbiamo ancora soppesare, almeno per quanto mi riguarda. E tanto mi arrampico. Già da qui lo vedi la componente zeldiana in chiara evidenza. Ha una particolarità, ovvero a seconda del personaggio che selezioni, hai capacità differenti e questi personaggi li sblocchi andando avanti nel gioco. Ed è un aspetto interessante perché va a impattare in maniera anche abbastanza, diciamo, insomma, netta, potente sul combat system. Esatto, quando esce The Ring, esatto, Breath of the Waifu. Oh, una bella sansietta, una bella, credo che sia una susina. Te, guarda. Disperazione del DNA, anche la companion davvero irritante. Appunto, esatto, ma è un gioco che non nasconde le sue fonti di ispirazione, anzi erano chiare e tra l'altro diciamo esplicitate sin dal day one, sin dal primo annuncio, sia dal day one della comunicazione. Non è un MMO, Wolsey, come ho spiegato poc'anzi, è un action RPG principalmente single player, può essere giocato in cooperativa ma non è un MMO. Paimon, siamo insieme da qualche istante e già vorrei schiacciarti con uno scacciamosche. Avrò una storia che si espande, Prince, questo è l'obiettivo. Ma come lo monetizzano? Lo monetizzano con le microtransazioni light. Non so ancora quanto queste siano impattanti, ma ci sono. Signora Paimon, io adesso ammazzo la volpe! Ho della carne cruda. Mi sento anche tanto in colpa, quindi... Tutto bene, tutto procede benissimo. Ma c'è un tasto per correre? Ok. Vabbè, possiamo anche camminare adesso. You can swim right over. Ma, Michele dice, a me ispira poi lo stile di MiHoYo, una sua autorialità come su Honkai Impact. Bah, per quanto mi riguarda è un'autorialità relativa, perché è uno stile anime, almeno così superficialmente, un po' generico. Però questo non vuol dire che stava facendo, insomma, potrebbe farsi ben più interessante, eh? Non metto le mani avanti. Ciao NO91, secondo te è meglio di Sao? Ryoseba97, ancora non posso dirtelo perché sto muovendo i primi passi. Tra l'altro lo sta recensendo il nostro Antonello Bello, che è un esperto tanto di Sword Art Online quanto di giochi di ruolo alla giapponese in generale, giochi di ruolo asiatici, quindi vi saprà dare un'opinione ben ponderata. Quanto pesa il sistema free to play? Cioccolata, io devo ancora verificarlo. Non ho un giudizio da condividere con voi in questo momento, ragazzi. L'ho letteralmente appena acceso e io non ho fatto l'early access. Quindi lo sto provando assieme a voi. Modureremo delle impressioni strada facendo. Seems all you had to do, as much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Perfetto. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. Ho capito, Paimon, ma io c'ho certi casi. Allora, c'ho tante cose da fare, posti da vedere, sorelle da salvare. Anche tu. Poi che è sto modo di fa così arrogante? Cioè. Mondstadt is the city of wind. Sei alta. Worship the god of animal. Cioè. Membro in barattolo, su. Allora. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Sto facendo una blind run, sì. Let's move then. Ciao Erwan, che sei stato per 2 mesi, grazie mille. Andiamo, Paimon. Attenzione, con molta poca arroganza, Paimon, perché poi va a finire
a schiaffi. Sto già combattendo. Ok. Sto vaporizzando il mondo. E non sto facendo nulla. Ah, perché... Ok, ho sbloccato delle abilità magiche che hanno un cooldown. Ok. Perfetto. Perfetto. Adesso aspetto che si finisce il cooldown e lo rifaccio. Vieni qua. Chi è? Ah, è solo a brevissima distanza. Buono a sapesse. Sì, raga, ma è inutile discutere seriamente. È inutile discutere. Oh, ma cioè, il range è mezzo metro dell'originalità di una produzione come questa, sia in termini ludici che in termini estetici. Perché, ok, ho capito. Perché è un prodotto free to play. È un prodotto che secondo me ha anche un bel po' di potenziale. Però è chiaro che si muove in un ambito che è già stato esplorato in tantissimi modi. Non credo che l'originalità sia tra i suoi, necessariamente tra i suoi punti di forza. Ok. La trovo, però è interessante. È interessante alcuni aspetti del combat system. Yu, ciao. Non so esattamente quando arriverà la recensione, ma fra non molto. Se ne sta occupando Antonello Bello. E io tra l'altro mi aspetto che ci sia un bel po' di grinding, specialmente non volendo pagare insomma le quote richieste dal comparto delle microtransazioni. Tra l'altro c'è un po' di stutter fastidioso. Tu. Beh, spero di non doverla affrontare perché sembra una robetta interessante dal punto di vista combattivo. Comunque sì, sono d'accordo con Sbronza che dice che visivamente comunque è d'impatto. Sì, sono d'accordo. Cioè, poi a prescindere dalla originalità guarda, se gli avversari sono strappati a Breath of the Wild. Però in ogni caso, questo ripeto, è un discorso che abbiamo già affrontato e secondo me lascia proprio il tempo che trova. Ma io ce l'ho un tasto per schivare? No. Tasto per saltare. Lascia lo scatto, però c'è il dash. E poi ragazzi, in ogni caso, ogni valutazione sul suo essere, diciamo, chiaramente ispirato, citazionista, chiaramente ispirato a altre produzioni, citazionista in questo senso, oppure poco ispirato di suo, per quanto riguarda la personalità della produzione, ripeto, trattandosi di un free-to-play, hanno un peso relativo. Sono andato nella direzione sbagliata. Focalizzo improbabile. Ah. Oh, quello mi sembra utilizzi l'elemento fuoco, quindi io adesso gli sparo addosso. Esatto, la mia abilità d'acqua. Tra l'altro io sto andando completamente random, sto prendendo confidenza col gioco. Ah, quella spada fluttuante non è una spada appoggiata male, è fluttuante. È una soluzione che tra l'altro è stata adottata in diversi giochi, quindi a me non è una roba che dà fastidio. In automatico, insomma, già di base. Tra l'altro Stefano Zena sottolinea un punto che secondo me è valido, ovvero che il sistema di combattimento è molto diverso rispetto a quello di Breath of the Wild. Ora, migliore vedremo un po' come si evolverà, perché in questo momento è molto basilare per forza di cose, eh?
Però su questo sono d'accordo. Allora, devo andare di qua, mi arrampico. Comunque per essere un free to play e per essere cross platform, cioè di un universo cross platform che fondamentalmente include anche i dispositivi mobile, Cupa Occhio non è per nulla male, eh? Anche l'atmosfera in generale. Favolesca, sì, spiccatamente anime, ci sta, però insomma... Che cosa, Paimon? C'è un drago e una fangiulla. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Ok. Sono amici, sono chiaramente mi fanno prendere delle bevande assieme, e beveraggi, compagni di merende. No, lui sembra decisamente infastidito. Forse ha lasciato dei buchi in giro. Ciao T-Dave STV. Sì raga, come vi ho detto a più riprese, è inutile che ogni volta mi dite che mi decolla la console. Ve prego, lo so di mio e non è che lo accolgo insomma di buon grado, che mi piace tanto il fatto che sembri sempre un disco fluttuante, disco volante. Però purtroppo finché non c'è il passaggio alla prossima generazione, che si spera ci tolga dalle balle questo problema, ci teniamo anche questo rumore di fondo, purtroppo. Ah, fortunatamente non ci hanno dato. Ciao Spranix, che si è abbonato per 2 mesi, grazie mille. Allora, è normale un drago parlante? No. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock. Che cosa sarà mai? Andiamo. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling. Felix TV dice che sono usciti gli Enzon di Series X. Sì, Enzon con cosa però? Paimon's never seen a stone like this before. Allora, se posso mettere in pausa le cutscene o in automatico, le skip se premi qualcosa? No, non... se io non premo niente rimangono bloccate. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Sì, Erwan, è normale che ti stia facendo così perché... A parte che forse allargo un po' il mio faccione. Perché credo che i server non siano proprio dietro l'angolo. Allora... io raccolgo cose, prima o poi mi serviranno, credo, spero. Hey you, stop right there. Sì. Salve, waifu numero 1. Sono il pro de Barbas. May the animo god protect you, stranger. Krateus è normale perché su PlayStation 4 si appoggia ovviamente a quelli di PlayStation Store. Sono in inglese, giusto? Puoi cambiare il doppiaggio anche in giapponese, se vuoi, o in altre lingue. Però non è italiano, se è questo che stai chiedendo. Jack Zed. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. Perfetto. Grazie, Amber. You don't look like citizens of no, Mondstadt. Sono di fuori, sono un immigrato. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say.
doesn't sound like a local name to me. Ho capito, allora, questo comportamento è campanilista. What's the deal with it? È cibo di emergenza, Paimon, è come Frattaglia. Allora, scusami, cioè, che fai? Due mozzichi. Non si rifiutano a nessuno. So to sum it up, your traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best, it's not far from here. Oh, aren't you out? Ci vuole portare in città. I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Beh, guarda. Besides, che... I'm still not sure if I can trust you. Abbastanza in grado di difendermi. Infatti è un modo abbastanza ignorante, cioè, s'arroganza. Oh, vedi, però si scusa. Strange yet respectable travelers. Brava persona. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Pavonia? C'è una quantità, di cliché anime style soverchiante, ma ci sta bene per il tipo di produzione che è. Leave it to me. Perfetto, allora posso switchare Amber in qualsiasi momento e con Amber all'arco. Ok, è stato più semplice. Faccio così. Faccio un semplice combo. Vabbè, ok, già c'è stato un po' di differenza nel archetipo combattivo. Il fondo principale è di quest'altro, eh. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Sì, ci sono, eccomi. Okay. Allora. Qui posso andare a intervenire sugli attributi? Posso fare il level up? E sulle armi. Ok. Spada d'argento. Ok. Artefatti. Che cosa ho? Ma sono accessori, credo di sì. Fanno parte di un set. Interessante. Va bene. Per il momento non metto nulla. Talenti che non ho. Attributi. Ah, devo utilizzare denaro e carte. Queste cosa sono? Sono delle carte? Sì, perché ho un amount to use per aumentare di livello. Ok, per il momento non lo farò. Mentre con lei ho delle armi alternative. No, uno che è identico. Stessa cosa. Fatti, ok. Ciao Daniel, buono studio. È crossplay? Allora, in questo momento, se non mi sbaglio, dovrebbe essere crossplay, fatta eccezione, cioè tra tutte le piattaforme coinvolte, fatta eccezione di PlayStation 4, se non mi sbaglio. No. Posso cancellare l'attacco? Non posso. Che cosa ho lanciato esattamente? Ah, è un... Ho una mia versione tipo Minion che immagino mi aiuti in combattimento. Molto bene. Ah, esplode. Il cacchio. Bene. Molto, molto bene. Beh, andiamo a vedere che cosa... È un attimo. Gli sto a fa... La figurine intorno. Sì, R03NM si può scaricare anche su PC, basta che vai sul sito ufficiale di MiHoYo.
These monsters have been getting too close to the city recently. È un grande classico che viene puccioso e poi boom da HMX. Beh, si vada a... Ora sono una freccia sospesa nel nulla. Ok. Ho fatto un headshot, molto bene. Ma io mi mollo la mia amica. Guardatela, è simpatica. È molto, molto simpatica. Lei praticamente sta lì a tirare il fuoco. Poi fa boom. Molto bene. Ah, ok, posso fare anche un attacco. Non so cosa ho fatto. Pensavo ci fosse un attacco in schiacciata. No. Nothing to it. Allora. Oh, I gotta say, you surprised me a little with your moves there. Ma non ho fatto un cazzo, Ember. Grazie per i complimenti, ma non c'è nel senso. How did it feel? Zero. No, non ho faticato perché ho fatto una cifra. Che filo è free to play. These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Facci sentire le voci giappe, please. Exactly. No, già l'effetto waifu è potentissimo. Non voglio ulteriormente esagerarlo. Sappiatelo. Drastrek dice goblin sempre la razza più abusata, goblin lives matter. Ragazzi, facciamo un fronte a sostegno dei goblin perché effettivamente vengono bistrattati in qualsiasi gioco. In qualsiasi gioco. Poveri goblin. Oddio, accanto loro un po' se lo meritano, eh. Cioè, nel senso, sono gente anche un po' brutta, cattiva. Però parte in Styx. Lì sei goblin, quindi figurati. Ah, Goblin Slayer. A parte che mi ha sorpreso qualitativamente il manga. Devo essere sincero, pensavo che fosse più una minchiata. E lì proprio li rovinano. Però cioè, hanno tutte le ragioni del mondo. Questi non li posso rompere, mi servirà un piccone. Piccone che non ho. Molto bene. Sei su PC o PlayStation 4, Ale? Mitico Soup, come senti dal rumore costante di fondo, sono su PlayStation 4 Pro. Spaccale con la spada, suggerisce Eredir. Ci proviamo, Non so che cosa ha trovato Raimon, ma non me ne frega nulla. Come cambio personaggio? Così. Molto bene. Ma se leggo tutorial. Ok. Devo leggere tutto, altrimenti non sparisce. Bene. Oh. Ah, effettivamente. Grazie, Eridir. Grazie mille. Un ottimo suggerimento. Allora. Sì, tutto bene. Ok. Immagino che questi pezzi di ferro poi mi serviranno per forgiare delle robe. Ciao Azeras! Allora, intanto ci stiamo avvicinando alla città.
Oddio, era un fantasma! No, niente, c'era un piccione rotto che poi è diventato un piccione rotto fantasma. Molto bene. Salve, bimbo! Hai notato che ci sono i piccioni fantasma in questa città? Torneranno. Cioè, poi lasciano delle cagate gigantesche, insomma. Dimmi, è un problema anche sanitario. Ecco. Parentesi triste con Timmy. Medico Soup dovrebbe supportare, anzi credo che supporti, il multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori. Solo che, da quanto ho letto, si sblocca in precisi momenti della campagna, ovvero puoi accedere dopo essere arrivato a un certo punto della progressione a questo multiplayer. E per il resto non so offrirti maggiori dettagli sulle modalità d'accesso e sul... Immagino che ti servirebbe aver sbloccato un tot di companion per poter accedere alla modalità multigiocatore. Livello 16, ok, livello 16 dell'adventure level. Ok, grazie Cyrus. Mirko Piazza dice: ah, sono contento di aver cambiato la scaletta dopo che ti ho detto che avevano aperto i server. Posso dire di aver inciso nella scaletta di una grossa redazione. Puoi, Mirko, puoi. Sentiti libero di dirlo. Let me officially introduce the city of wind, dandelions and freedom. Xelime, prime impressioni tutto sommato positive. È un gioco che è molto onesto con il pubblico e sin da subito, cioè non nasconde le sue fonti di ispirazione, ha un gameplay almeno fino ad ora molto trasversale, proprio demograficamente parlando, non è particolarmente complesso, però c'è una buona varietà. Il mondo di gioco non appare straordinariamente originale rispetto agli standard dei giochi di ruolo di matrice asiatica, però ha un suo stile piacevole, recuperato quello che volete, però tutto sommato è piacevole, il colpo d'occhio lo è altrettanto, quindi sono interessato alla produzione, vorrei andare avanti. Ciao Peppe Accardo 1972, benvenuto, un abbraccio. Dark Souls è gratis, quindi non c'è neanche bisogno che io lo consigli, secondo me un download lo vale. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Sappiate ragazzi che non è un MMO, non è neanche un gioco a mondo condiviso, è un gioco che potete aprire a un massimo di di altri 3 giocatori in coop, quindi potete essere in 4 nel vostro mondo. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Mirko Piazza, io dovrei, per dirlo, dovrei aver giocato la versione mobile, cosa che non ho fatto, perché chiede: la versione PlayStation 4 mobile presenta delle differenze? Dimmi sì, ti prego. Sicuramente non ho percepito, diciamo, l'ombra del mobile nell'interfaccia, non più di tanto, insomma, non mi sembra particolarmente fastidiosa. Cioè, non è elegantissima, ma insomma non è neanche di quelle lì che ti urlano mobile appena i polmoni. Tecnicamente ci sta come free to play, assolutamente, ripeto, non è che, secondo me, è un buon prodotto da quel punto di vista. Recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Sì. Tutto molto bello. Signora Waifu. Salve. Perché prega davanti a una fontana? Alla tosse. Okay, mi scusi.
Ciao, mi chiamano Lore, benvenuto. Alfri. Non so se ho dell'intel da condividere con lei. Ok, è stata utilissima, signora. Azeras scrive, e lo ringrazio, volevo solo rassicurare i ragazzi in chat che il gioco è fruibilissimo fino alla fine senza spendere una lira e che la parte gacha è valida solo se volete maxare tutto senza farmare ossessivamente, se volete tutte le varie waifu e a sbando, perché il gioco di regola me ne dà 8 senza spendere. Tutto ciò riportato da vari youtuber che l'hanno giocato per la open beta cinese esclusiva. Ok, buono a sapersi, grazie Azeras. Io sto girando a caso, ma probabilmente dovrei fare qualche cosa di sensato, giusto? Io tra l'altro ho della posta. Oh, finalmente le ali della companionship. Molto bene. Che cosa sono? Ma prendo tutto. Ah, grazie. L'ho già preso altra roba? Sì, perfetto. Allora, devi andare nella location designata. Ma io non la vedo la location designata. Vabbè, io vado su. Allora, Mirko Piazza, per quanto riguarda la localizzazione in italiano, io gliel'ho chiesto agli sviluppatori quando ci fu l'early access anche a noi, la beta, mi risposero che in quel momento non era tra le loro priorità, ragionevolmente, però insomma valuteranno anche questa opzione, avrebbero valutato anche questa opzione. Va bene, allora vai su questa, ma ci sono già andato. Scusa. Eccola qua. Ah, ok, non era selezionata. Ok, ma tanto sono arrivato comunque nel posto giusto. Molto bene. So, the present I want to give you is... Sì? A wind glider. Incredibile! Scommetto che è una paravela. I brought you here to give it to you. Oh, you're really excited about these wind gliders. È una paravela? È una paravela? Alrighty then, it's easy to use, but... Dimmi che è una paravela. Ecco qua. Vado. È una... Sono là, sono delle ali, ma è una paravela. Cioè, chiaramente una paravela. Tiè, guarda. Ti è qua? Sono stato abile? No, no, Chaos Trigate, le paravele non esistono. Direi che potrebbe essere un problema. Questo gentilissimo e per nulla irritato drago che si avvicina all'orizzonte. Pensavi, eh? Adesso ci vorrebbe una base alla Kitikarus.
Ciao Piro Aiello, dice mi sono appena collegato, che te ne pare questa prima mezz'ora? Interessante, ho voglia di andare avanti. Si può giocare insieme ad un amico? Fino ad altri tre amici possono unirsi alla tua partita, quindi sì. Eccola qua, la mia fase alla Kid Icarus. Più o meno. Molto più o meno. Perfetto, vado! Solo lo rovino. Anni e anni passati con Ikaruga, finalmente danno i suoi frutti, i loro frutti. Stesso livello di difficoltà. Argament dice dai Ale che sarà mai un drago stile Ale quando hai affrontato Lunasta e tutti gli altri di Monster Hunter World. Sa vas a dir mon ami, è una passeggiata nel bosco. Non un bosco stile horror, no, bosco allegro. Bosco allegro però stile horror perché mi gusta. Cioè, tipo quello di Hansel e Gretel con la vecchiaccia che sta davanti al forno, pronta a essere calciata dentro. Elico Boy 91, Sirio Sam, è fra due ore. Se tu guardi il palinsesto sotto il player della diretta, vedi. Fra un'oretta e un quarto. Are you hurt? Papillon dice variazioni di gameplay alla Nier. Insomma, cioè, vediamo, magari esce fuori roba ancora più figa. Ma. Actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm. Single player, Nejo. Principalmente sì, puoi giocare da un certo livello in poi in compagnia di tre tuoi amici. Quindi quattro all'interno della stessa versione di gioco. Kaya, traveler, you've come at the right time. We must. Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Il cavaliere figo e misterioso non può non avere una benda sull'occhio. Ora è molto più misterioso. Tra l'altro ora al massimo 17 anni, al massimo. Come ti sei procurato questa menomazione, amico? Eh? Facendoti le sopracciglia? I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the animal god. È per figaggine, in realtà l'occhio ce l'ha. È un po' come quando a Camex, è un po' come quando ti compri gli occhiali non graduati per sembrare più intelligente. Oh, but everyone has you Blaze gli ha tirato uno sganascione il padre quando ha visto come si vestiva. Relax. Gli ha detto ah scemo, togliete quella capezza. La catena. Ma dove? First and foremost. On behalf of the Knights of Favonius, allora, I would like to extend our thanks to you for your help. Bene, sei how about a traditional figurati, dov'è la mia ricompensa? Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius. Enrico Boy, generalmente dice mi pare di aver capito che lo sviluppatore sia cinese. Sono curioso da persona che ha vissuto in Cina per un annetto. Non me li vedo a fare cose davvero rivoluzionarie a livello narrativo e di gameplay. E infatti non credo che sia un gioco che punta in alcun modo a fare cose rivoluzionarie. Però questo non vuol dire che può fare cose che fanno anche gli altri, che hanno fatto anche gli altri, bene allo stesso modo o anche alternativamente benino ispirandosi a andiamo fermo restando che questo team in particolare ha già un bel po' di giochi nel curriculum.
Jean, parecchio forte. What's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must relax. Eccoci qua. When the time comes. La strega deve essere per forza discinta. Cioè non. And once obbligatoriamente. Mondstadt welcomes you, Windborn travelers. Grazie. I'm Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. Ciao, Super Tiberzan, benvenuto. Salve. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Beh, però c'è da dire, spezzando una lancia al loro favore, che non hanno esagerato con le scollature, che è raro in questi giochi. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Allora, dovrei aiutarvi, ci mancherebbe. Sono il link della situation. In that case, we need a plan. Abbiamo bisogno di un piano. Beato te che c'è no, scusa. Now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this. E quindi nel giro di un istante, come da tradizione, sono diventato un membro essenziale delle forze di difesa della città. Ci mancherebbe. Grande classico anche questo. They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing. Beh, è chiaro che Lisa è punta a essere la testa di punta delle waifu in questo, oddio, anche Jean. Diciamo 50-50, I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Lascia bene una cosa locale. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right. We need to take initiative and act before the situation escalates. Allora, vediamo un po'. Che cosa faccio con la funzione da Wish Shop? Mi interessa di meno. Ah, quindi posso portarmi alcune di loro a spasso? Jean. I heard you and Al, please forgive her. Talk to Amber sometime. No, vabbè, ma non mi lamento. It's changing, but for the Knights of Favonius, the Grand Master, okay. I must get to the bottom. Perfetto. Signora Lisa, lei vuole unirsi a me nella nostra avventura? No. Heading out. Vabbè, allora, raga, è stato bello. Io vado. Dove vado? Qui, perché. Ah, ok, devo incontrare Amber al tempio. Perfetto. Se vede mio dopo. Ah, Drastrek, solo perché sono io a interpretare l'eroe, altrimenti non sarebbe andata così. Capisco benissimo. D'altronde io ho proprio il profilo, te guarda. Profilo, eh? Augusto, direi. Ciao Passero. Benvenuto. Wish è per droppare PG. Allora adesso. Allora direi questa presa per forza.
Dressing room vuol dire che ci sta. Ah, ok. Beh, tre ali diverse. No, tengo queste che sono più maschie. Mentre io l'equipaggio della roba, tanto male non mi fa. A parte che posso, volendo, equipaggiare un equipaggio questo qui dell'avventuriale di set. Non mi sembra di averlo fatto. Allora, dove utilizzo la funzionalità Wish? Questo è il log. Sarà qua. Wish, eccolo qua. Vediamo un po', eh. Ah, aspetta, cioè io devo investire i miei wish per avere la possibilità di ricevere questi. Ok. Ma io punto su un beginner's wish. Ogni 10 wish è garantita è garantito un oggetto 4 stelle o più alto. Ma io vado su questo beginner. Ma devo spenderne 8? Vabbè. Vado. I will protect you. Diciamo che le cose non sono andate come... Ok? Niente personaggio, vero? Non me lo darei mai. Ah, eccolo! Oh, attenzione! Ah, tanta roba, oh! Ho speso tutto su questo. E... va bene. Conferma. Beh, allora adesso posso investire anche su questo. Ce n'ho tre. Magari mi dice culo. Che ti dico? Vado. E col cazzo. Molto bene. Proviamo l'ultimo! Ah! Perfetto. Anzi no, quello prima era il penultimo. Questo è l'ultimo! Ah, mi confermano che c'è il crossplay su PlayStation 4, ma non c'è il cross save. Ok, Cyrus, grazie mille per la precisazione. Non è andata bene. Beh, oddio, in realtà è andata quasi bene. Allora, vediamo un po'. Adesso c'ho anche lei. Lei che arma usa? Meko. Beh, eh.
direi interessante. Allora, no, metto questa. Però posso cambiare le armi, giusto? Posso metterle una di queste robe che ho trovato di recente. Ok, metto uno di questi. Ho sbloccato qualche arma figa. No, ce n'ho già una che dovrebbe essere più potente. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Ha l'impressione a caso, sembra una cinesata come tante di del genere o ha una sua originalità? Allora, io non mi sento di parlare di originalità. Diciamo che c'ha una sua identità funzionale. Ok? Per quello lì che fa, mi sembra quantomeno intrigante. E ho voglia di andare avanti. Poi bisognerà capire se sta facendo, se manterrà questa sua attrattiva, che non è scontato. Però per il momento mi sta piacendo parecchio. Ciao! Cioè, abbastanza. Ciao AxelJoke28, benvenuto. Sì, raga, ma nel senso, credo che ci sia una differenza concettuale tra la produzione cinese e una cinesata, almeno nel modo in cui vengono utilizzate queste, insomma, questi concetti. E il discorso è che per il momento mi sembra avere buoni standard produttivi, considerando che è free to play, quindi... un'arma per Pyro, no, un attimo che forse ce n'ho. Of course, all you need is the ore. Anywhere. You look, bring some back and I'll help you forge with. No need. Benfoto dice mi spiace solo la meccanica gacha game. Sì, però quella meccanica lì da gacha game, da quanto è stato detto in chat, da quanto hanno detto altri che l'hanno giocato, non è, diciamo, preponderante. Non è una meccanica che domina l'esperienza o che ne infligge il valore. Può essere tranquillamente ignorata. Mettiamola così. Dove vado a equipaggiare Paimon? No, c'ho della roba da dare a Paimon. Reflected si è abbonato con Prime, grazie mille Reflected, benvenuto. Michele, il punto è quello, cioè se un gioco è gratis ci deve essere un modo perché sia gratis. Sì, quello l'ho già visto, Marco, che fa dei mix interessanti. Però adesso sai che sono tutto concentrato sulla mia nuova Maid Guerriera. Tra l'altro ti aveva delle sveglie incredibili. Oh, tiè, guarda. Andiamo a vedere che cosa bisogna fare là. Seul, se sei su PC, chiede se volessi giocare con il pad, si può collegare qualche controller. Credo che tu non avrai problemi a collegare almeno quello lì di Xbox. This is it. One of these temples have been left. Even Storm Terror has given up on its own. Yes. Non ti devi preoccupare, ci penso io, ci penso. Su, Paimon. Allora, questo panico. Let's go in and take a look. Ma qui non ci sono microtransazioni invasive, il gioco si può giocare liberamente anche senza la necessità di acquistare cose per poter andare avanti, chiede Carlos. Per il momento non mi sembra.
Due stanze di livello diverso. Vado comunque da lì, ovviamente livello più basso. Mi scelgo Noelle, pure se è di livello 1. No, scusa. I will protect you. Ah, sta, li ho già posto. In realtà il quarto non c'è, quindi sto a posto così. You can use that console to open the door. Ciao Reddy 94, benvenuto. Vai, vai, ti voglio menare le mani. Wow, I can see so far into the temple. Sì, beh, insomma, relativamente parlando. Ok, devo utilizzare per forza Amber perché hai la capacità di fuoco, quindi. Ok. Qua. Ok. Lick dice: capisco la necessità di monetizzare un prodotto, ma quella del gacha game è davvero quella meno virtuosa fra tutte, anche se meno di mettere i personaggi a pagamento e basta. Ah, anche meno di mettere i personaggi a pagamento e basta. Sì, io posso anche essere in parte d'accordo, fermo restando che non hai bisogno di assecondarla per andare avanti e per goderti l'esperienza. È quella che più di tutti si avvicina al gioco d'azzardo. Il discorso è che nella scelta di una meccanica come questa di monetizzazione dovrai considerare anche quanto diamine vanno i gacha game in Asia, e vanno veramente un botto, che allora a differenza nostra gli piacciono anche parecchio. Quindi credo che sia stato considerato. Ciao Kinderail, benvenuto. Questo è un portale, non mi sento adesso. Io potrei sparargli anche dall'alto volendo, ma io voglio menargli fortissimo. Tiè, tiè. Hai tirato. Le mele importanti. A horn! The fighting must have got them riled up. Sì, guarda, sono preoccupatissimo. Well, good thing I prepared my secret. Ah, ok, con quello lì praticamente mi butto addosso lo scudo. Someone needs assistance. Vale. Non metti il segno manco un colpo. Allora, passiamo di nuovo a lei. Gio Spaviglio dice effetti non bad. Ma non sai che sono d'accordo? Cioè, ovviamente, ripeto, lo stile grafico e l'impostazione di base è quella, quindi molto anime style. Però non mi dispiacciono per niente. Are those explosive barrels? Ghost Bones è una scelta estetica. Cioè, è una spada che fluttua sulle tue spalle. Mi rendo conto che puntare sulle palle a me non mi crea nessun problema, però così hanno fatto in questo modo. E non è per il primo gioco che ho usato questa soluzione estetica. Allora, innanzitutto Just Pavilion, a me non risulta che ci sia una meccanica di Monster Capture, però tutto può essere. Cioè, ripeto, è una blind run, ragazzi. Sto giocando alla cieca. Sto giocando su PlayStation 4 Pro, i Bitsu 27, che chiede appunto su che piattaforma sto giocando. It's so high. Seems like there's something up there. But how do we get across? Anche in Nier Automata è stato a pyro monument?
Poi ripeto, può piacere, non può piacere. If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. Io ora non ero attento. Ah, ok, forse ho capito. Io nel dubbio. Vado, amici. Yeah, leggero come una piuma. Dragon's breath. Is that where the power's coming from? Great, let's smash it. Insomma, è semplicemente spacca le godi. Phew, I'm tired. Un secondo. Perfetto. Lei è stanca. Però abbiamo aiutato Jin. Ma io ho fatto un culo così. Okay. Oggi è il compleanno del Fossa. Sì, ragazzi, è il compleanno del Fossa. Quindi fategli gli auguri. Mandate dei messaggi personali su tutte le piattaforme social. Inondatelo. Che così almeno c'è il cellulare che gli squilla ogni 30 millesimi di secondo. Ed è tutto molto bello. It's at least speaking. Taggatelo. Qualsiasi cosa. I'm not saying I don't know our history. I mean. Oh. Quindi quelle lì posso utilizzarle di nuovo per le meccaniche gacha. Barone, in realtà la fregatura per il momento non sembra esserci. Cioè, tu te lo puoi giocare tranquillamente senza pagare e finirlo senza pagare. Però ci sono dei personaggi aggiuntivi, dei potenziamenti che per non buttarti nel grinding spinto puoi pagare. Anzi, puoi diciamo sbloccare con meccaniche, diciamo, pay to get, che sono legate a dinamiche gacha. Quindi slot machine non è la scelta più elegante del mondo. Resta il fatto che, tutt'altro in effetti, resta il fatto che è godibile anche senza sborsare un euro. Assolutamente. E poi, ragazzi, è un single player principalmente. Cioè non è che pay to win, no. Ripeto, in questo caso è proprio pay to get. Che cos'è quell'indicatore sulla mappa? Tu cosa sei? Provo a prenderti. Oh, it's one of those consolidated wind things. Let's head back to the statue of the Seven at Windrise and offer it to the gods. Ah, lo posso offrire agli dei. Che gioia. Paimon will tell you about the rest later. Allora, no, da quello che ho visto, fammi un po' vedere. Voglio rispondere a Yu, che scrive, non so se ha già risposto, ma avendo un personaggio a disposizione di giocare tutti per farli livellare oppure hanno XP condivisa. Oh, perché? No, devi giocarli tutti singolarmente. Darkamex, se parliamo di Breath of the Wild 2, perché chiede chi si deve occupare la recensione del nuovo Zelda, fra presumibilmente, ma insomma, campa cavallo, come diceva mio nonno. Allora adesso tu basta con questa arroganza, perché è un po' stancato. Là, uso il potere della difesa suprema. Ma Carlos, questo gioco secondo me è uno di quelli che non può non fare soldi, per come la vedo io, specialmente considerando che è un free to play. Questo non vuol dire che
il modello debba essere adottato da publisher occidentali o in generale dall'industria nostrana, perché non è un modello che è nato ieri, è un modello che c'è sempre stato e ha sempre fatto fare soldi, specialmente in Asia. Quindi insomma, non è necessariamente perché c'è Genshin Impact che passano a questo tipo di produzione qui, anche perché se andasse a infilarsi nel segmento AAA un gioco come questo, con questa tipologia di microtransazioni e di stampo occidentale, sarebbe già percepito in maniera diversa. Neijo non è pay to win, non può essere pay to win perché non è multiplayer. Alcuni aspetti puoi sbloccarli pagando, ma gli stessi aspetti puoi sbloccarli, cioè gli stessi elementi, anche giocando. Quindi al massimo può essere per certi versi un pay to get. Non so se l'ho inventato io, esiste davvero. Allora, lei è ghiaccio, quindi io adesso chiamo sua signoria. Oh, Morte! Morte! Allora, stai molto, molto calmo. Che tipo di creatura è? Oh, oh! Guarda, mi ha fatto un sacco di danni. Quindi ora ma più forte di quanto. Oh, ma non andare troppo indietro. Vieni qua. Vieni qua. Non fuggi. Magari non ti faccio niente, ma non fuggi. No, sta per diventare di nuovo ghiacciato. Allora, sono tolto dalle balle tutti i tutorial e mi ha premiato per averli letti. La parola che non si adatta bene a quello che ho fatto, però li ho appena scorsi. Ma no, sai perché non ho usato la super? Perché finora non ne ho ancora mai sentito il bisogno. Però effettivamente, guarda che spa. Comunque ragazzi, io gli effetti schermo devo dire che mi piacciono, eh. Ovviamente per il genere, per il tipo di produzione è chiaro, questo sa San Dir, ma insomma. Ciao Fabrizio, benvenuto. Mannaggia i gabbiani! You've arrived. Sì. Come closer. Can you smell that? Spero che non sia l'odore dei tuoi gingilli, caro Keia, perché preferisco non commentarlo. Però se proprio vogliamo entrare in argomento. Fatti la cocca. Perfetto. Sarà pericoloso? Ah no, tranquillo, immagino. Perfetto. Tanto mi tolgo di nuovo i tutorial. Volendo potrei anche investire degli altri wish per far vedere a chi entra adesso delle meccaniche di meccaniche gacha.
Sto vedendo, dovrei averne. Ah, no, 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 scusate. No, io ho le stelle. Che cio. Che un'altra roba. Ma le stelle primigenie che cosa? Cosa mi fanno fare? Ah, ok, posso con le stelle primigenie 160 per una Queen Fade. Ok. Adesso ho capito. Perfetto, allora no, niente, non ve le posso far vedere. Sarà per la prossima. Livello 5 probabilmente non ci arrivo, ma chi se ne importa. Ci possiamo mettere anche monocolo? Assolutamente no. Molto bene. Direi che possiamo partire. Pixelius chiede come si finisce questo genere. È un action alla fine, un action GDR. C'è un sistema di progressione, c'è un mechanic action, un action GDR. Ghost Bones chiede, ma quindi è un non è un MMO tipo Final Fantasy 14? Non è un MMO, è come dici tu più un Zelda con le loli, esatto. Let me show you how the Knights of Favonius come. Ok. Hmm. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Okay. Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this. Non mi fido di te, ma c'ho la maid super potente che è livello 2, la voglio livellare, non ho bisogno di te, damerino. Ah, lui dice, giustamente, lui ghiaccia, quindi se faccio questo è conveniente, quindi, e se mescolo... Interessante, tra l'altro... Che neanche la vita è condivisa in alcun modo. It was a very strange phenomenon. Something strange happened. Grande classico lo scrigno nascosto dietro la barriera, dietro le sbarre. Ok. Allora, intanto mi faccio il checkpoint. Devo utilizzare lui per bloccare temporaneamente il lanciafiamme. Siamo così. Attenzione. Bene che sono tutto orientato verso la waifu, ma... Spara anche un arrogante dodge this. Grand'uomo. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Jack chiede se ci sono dungeon generati proceduralmente, non credo. Ottimo. Quindi posso provare. Freeze! Oh, non riesco a ovviamente ghiacciarlo, congelarlo, ma. Freeze! Fanno più danni. Oh, morte. Dodge this.
wish you luck. Ecco, non mi aspettavo che esplodesse in questo modo. Poco male. Water! We can use this to put out fire. Magari se lo facciamo era meglio. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Credo che quelle siano mortali. Ah, ok. Posso ghiacciarle. Interessante però questa cosa qui, eh. Mi piace. Speaking of, did you know? Che abilità e soprattutto abilità dei vari personaggi, quindi anche in ottica di composizione della squadra, abbiano un impatto sull'esplorazione. Mi piace questa cosa. Allora, vediamo un po'. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Quindi devo distruggere anche questa. Seems probable. Let's deal with it. È stato difficile. Bravo. Sì, ACB e Antonio Corsa, che uscirei uscito anche su PC. Sì, lo puoi scaricare dal sito ufficiale di dello sviluppatore di MiOyo. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Beh, di brutto. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known through. Ma sono arrivato tipo un'ora e mezza fa in città, cioè, nel senso, grazie per la considerazione, ma credo che sia meritata per la gran parte. Quite rewarding. No? Sì, eh. Voglio del loot, cioè datemi delle altre cose. No. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. Ok. Vado a collezionare francobolli. Ci vediamo. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Ah. With their limited mental capacity. Ed ecco che ci sta la sottotrama. L'intrigo. Thus you were behind this. Io ora con la boss fight che devo fare da solo? No, tutto lì. Ah no, c'è il collega dai capelli rossi. Che sarà come lui, identico dal punto di vista della caratterizzazione, solo che il suo opposto elementale. Avversari da una vita e amici da ancor prima, eh? Ha solo riso, perché picchiarlo? Drastrak, non hai tutti i torti, eh? Devo essere sincero, è un po' di violenza gratuita, cioè hai ragione. Ok, adesso c'ho anche che gli altri personaggi. Devo andare da Lisa, la procace Lisa, al tempio. E ho già 4 personaggi. Allora, no, qui prendiamo lui. Mi sembra che sia più portato per questo genere di nemici. Cos'è questo? Voglio 2. Vero cartello, ma ci piace. Questo che cos'è? Uno scrigno. Ovviamente per sbloccarlo devo fare qualche cosa. Tipo ammazzare quello? Salve, Fatina.
Non devo. Cosa devo fare? Non... Allora! Ecco qua. C'era il trappolozzo. C'era il trappolozzo! Faccia la miseria. Il momento di schierare la cavalleria. Oh, oh, via. 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 No, che lo faccio. Ottimo. Ho sbloccato? Manco per niente. Manco per niente. Molto bene. Tra l'altro qui c'è un paio di tutorial da fare. Ok. Forse devo utilizzare lei per dare fuoco a questo coso. Sì. Ma ce ne sono, ce n'è più di uno, immagino. Eccolo là. Ok. Sarà un altro. Eccolo qua. E forse là c'è l'ultimo. Vediamo un po'. A me piacciono queste cose qui, queste, questi puzzle casuali. Poi è chiaro che magari la varietà, e mi spesso tutto. La varietà è ridotta all'osso, ma insomma sono un buon incentivo all'esplorazione. Ciao PlayCesa, benvenuto. Io salto sempre anche in Zelda e non è quasi mai una buona idea. Ah, qui c'è un'altra roba. La waypoint, ma a prescindere dalla waypoint, è quello che sta lì? Vai a capire. Però potrebbe, eh? Potrebbe essere lì. Domani continuo ideale? Sì, penso proprio di sì. Eccolo qua. Oh, ho sbloccato un po' di loot. Ma sbaglio, è quasi impossibile morire. Per il momento non ho neanche mai rischiato di farlo. Però è anche vero che sono praticamente ancora nella fase tutorial, eh. Allora, lì ce n'è un altro. Però questo è semplicemente protetto da dai goblin. Allora, io adesso così faccio una sorpresina. Persona
facciamola bassa con questa arroganza magica, perché ho lo spadone. È il momento della super. Momento che l'arroganza la usi io. I'll catch up. Adesso ti gonfio. Vieni qua. Ah, ho finito. No, super. Bueno. Tra l'altro sto a livello 2 da una vita con lei. Non so se... mi conviene utilizzare una carta per potenziarla, probabilmente sì, ma lo farò dopo. Ciao John Free, benvenuto! Lei è il livello... scusa. Fatto sempre la stessa cosa. Ah, ok, livello 3. Dai, gli altri sono livello 6. Tra l'altro non so il protagonista come è cresciuto, perché non l'ho mai usato. Quindi forse quando completi una missione, quell'esperienza va a tutti, effettivamente. A parte che il livello sta scritto a sinistra della vita, sono io che sono sciocco. Era un palloncino. Forse era anche un... non era neanche un mob, era una brava persona. In fondo io sto facendo della violenza inutile. Xenwick chiede come vi sembra per il momento. Già risposto qualche volta, ma ti rispondo ancora. Mi sta piacicchiando. È chiaro che non è un gioco che punta ad essere una produzione originale oppure forte, di una personalità unica nel suo genere. Però ci sono delle idee di base interessanti. Ma anzi, più che altro va a pescare le idee giuste dalle sue fonti di ispirazione, che sono chiaramente Zelda Breath of the Wild, diversi esponenti dell'action RPG alla, dovrebbe dire alla giapponese, ma in realtà non è corretto, Asian style. Funziona bene, è piacevole, c'è un buon senso di progressione, niente, ripeto, di originale, però considerando con free to play, devo dire che sono molto interessato all'offerta di MiHoYo. Ciao Warbeat, benvenuto! Allora, tra l'altro ragazzuoli, noi fra 5 minuti direi che possiamo anche chiudere, perché ho bisogno di un quarto d'ora più o meno per cambiare il setup per Serious Sam, se non vi dispiace, che è una roba completamente diversa. Tra l'altro non ci gioco su PlayStation 4, ma ci gioco su PC, quindi dovrete avere un pochettino di pazienza. Ma tra l'altro io davvero voglio affrontare questa scalata, ma che cosa mi dice il cervello? Ma Lollo Draca, io ci sto giocando su PlayStation 4 Pro. Il frame rate qui non è indecente. C'è qualche fenomeno di stuttering, quello sì. Però ovviamente non so come va su liscia. Passero! Cioè, bisogno che te lo dico. Cioè, se lo vas a dire, amico mio. Da Wifi a Serious Sam un attimo. Infatti ho scelto questa composizione proprio per l'incredibile coerenza tra i titoli che vanno a comporre il palinsesto di oggi. Cioè, passi da Genshin Impact a Serious Sam e come capite la transizione è super morbida. È un po' come passare dal, che ne so,
dal ristorante di Gordon Ramsay alla porchetta di Mimmo lo Zozzo. È la stessa cosa, cioè ti rimane in bocca quella coerenza tra i gusti, quel legame unico e puro che comunque caratterizza questo genere di accoppiamenti. Che ora parlare di Serious Sam e di un gioco con le waifu mettendo in ballo gli accoppiamenti, onestamente è una cosa che mi sento di non voler fare mai più, però dai. Credo che fosse un problema di server, Lollo. Ieri c'era proprio l'assalto più totale, secondo me. Oh, cara amica Lisa. Hey, cutie. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Allora. Good question. Basically, things. So, what is that? Niente, quindi la strega popputa mi sta invitando a fare ad affrontare un altro dungeon. Che non credo faremo in tempo ad affrontare perché tra 3 minuti insomma, più o meno vorrei staccare. Però tanto posso arrivare al checkpoint. Posso arrivare al checkpoint. Sto a posto così? Sì. Su PC spero giri almeno 60 fps stabili. Beh, Dimu, secondo me senza problemi. Cioè, non è un gioco pesante. L'unico problema potrebbe essere la latenza. Quello lì purtroppo te lo porti dietro. A prescindere dal client e dalle prestazioni del gioco su PC. Ciao Drastrek, alla prossima. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Donzella. Can't do much even if she does. Faccio fulmini. Good point. We'd better let's ride this wind current, shall we? E dietro ti pare che non ci sta uno scrigno? Eccolo qua, va. Tipico. Tra l'altro cambia di nuovo il sistema di combattimento perché viene rimuovuto il tasto attacco per fare l'attacco a distanza, mentre tutte le altre sono a brevissima distanza degli altri attacchi elettrici. Non so, cambiamenti madornali, è chiaro, non so, cambiamenti rivoluzionari, però aggiunge varietà, ci sta bene. Leave it to me. Ok, non sono necessariamente a breve raggio, però deve avere il bersaglio. Ok. Tanto lei fa un sacco di danni. It's an electro monument. Già fatto. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Oh, meno arroganza, però. Come challenge failed. Cosa devo fare? A proposito, ragazzuoli, io direi di chiuderla qua, anzi faccio proprio leave domain, così la prossima volta ricominciamo da qui.
Vi ringrazio per essere stati qui mi accompagnando. Ci vediamo fra pochissimo. Il tempo di sistemare le robe con Sirius Sam, sistemare il setup e poi passare allo spara spara finché non mi cascano le braccia. È stato bello, noi ci vediamo fra pochissimo. Un abbraccione forte, ciao amici. Ciao.